C'è un dato di fatto, mi sembra un campo che porta bene a Nova Fete a vedere le ultime annate, anche se a campi inversi questa sfida rievoca i ricordi amari ai gialloblu per i playoff persi qualche stagione fa in casa. I gialloblu di Mirko Giorgi vogliono riscattare il capo interno con la 2M, il Misano affida a questa gara la risalita in classifica. Le immagini che ci giungono non sono limpidissime, ci fidiamo degli appunti gentilmente forniti dai dirigenti. I padroni di casa si presentano dalle parti di Cappella, che nella giornata odierna sostituisce Andreani con questo tiro di Nigro che si alza sopra la porta difesa dall'estremo ospite. Nova Fete risponde con questa incursione di Boschetti sventata sul più bello dalla tempestiva uscita del portiere di casa Pontet. Lo stesso estremo di casa rischia di capitolare al 16° quando Joe sulla destra, protagonista di uno straordinario assolo, fa gridare a gol i tifosi ospiti. Campanello d'allarme per il Misano che non viene recepito perché questa volta Vivo non tradisce l'appuntamento con la rete, trovando l'angolo giusto alla sinistra dell'estremo di casa che vale lo 0-1 a favore del gialloblu, oggi in maglia bianca. A complicare i piani di Misano è l'espulsione rimediata da Antonelli dopo questo fallo su Baldinini. Il numero 10 lascia il campo dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. I Misano recriminano un fallo da rigore 10 minuti più tardi per questa strattonata ricevuta in piena area da Travagliati. L'arbitro fa segno di proseguire. Con le immagini passiamo alla ripresa. Il Nova Fete si rende pericoloso con questa incursione di Baldinini che fa il solletico alla porta difesa da Pontè. Ma al 56° gli ospiti regolano i conti. Joe, straordinario la sua prova, va via sulla destra, attraverso il centro per la testa di Radici, che è perfetto nell'anticipo e nella torsione, rievocando alla mente un gol di Gianni Comandini in un Inter Milan terminato 0-6. I gialloblu non si accontentano, Baldinini appoggia per Mammutà e traversone che Radici coglie senza trovar fortuna. Ancora Baldinini protagonista, altro traversone, altra contesa in area di rigore con tiro finale di Gio da due passi che si alza incredibilmente sopra la traversa. Baldinini, altro protagonista assoluto in campo, serve l'ennesimo assist della sua partita con Radici che calcia questa volta in bocca al portiere. Finale con un'azione per parte. Il tiro del Misano per opera di Santoni termina abbondantemente al lato. Dall'altra parte Pavani mette fuori. Alla fine è festa grande per il Nova Fete, che a questo punto può davvero credere nel sogno playoff.